Torna a Francavilla al Mare il Blue Bar Summer Festival, la sedicesima edizione. Dal 7 al 10 agosto tanti protagonisti della musica con il Blue Bar Village, la Fiera del Vinile, un'area food e anche una mostra molto particolare. Ascoltiamo il direttore artistico Maurizio Malabruzzi. Allora, quest'anno, sedicesima edizione, come ogni anno cerchiamo di differenziare le quattro serate in maniera tale che sia il più eterogeneo possibile, che chissà, chi è appassionato di vecchioni scopre i Queen o chi è appassionato di Queen e conosce il prog italiano. Si parte il 7 agosto con una serata decisamente particolare, perché? Perché è una follia, noi ci piace fare le follie, ogni anno cerchiamo perlomeno di fare una follia. Questo è un festival nel festival, cioè è un festival dedicato al progressive italiano, una musica che ha avuto il massimo splendore agli inizi degli anni 70, poi c'è stato un calare, poi invece i gruppi che avevano fatto quella musica forte negli anni 70 hanno successo in tutto il mondo, in Giappone sono richiestissimi, dicendo. Quindi abbiamo deciso, insieme alla rivista Prog Italia, che è proprio il massimo sul campo, di dedicare una serata completamente ai protagonisti della musica prog con una grande orchestra. Quindi ci sarà il cantante degli Osanna, il cantante delle Orme, il cantante dei New Trolls, il tastierista degli Aria, il tastierista che lavora con Franco Battiato, tutti personaggi unici. Sarà una serata molto eclettica. Si proseguirà l'8 agosto con Sergio Caputo e Peppino Di Capri, il 9 Francesco Baccini, Roberto Vecchioni, il 10 Bohemian Symphony, The Queen Orchestra e poi una mostra particolare, Roma Rock 70, di cui ci parla Guido Bellachioma. I concerti rock negli anni 70, quando gli artisti non erano ancora delle stelle e anche suonando nei palasport erano molto vicini alla gente, per cui possiamo vedere alle mie spalle Battiato, ripreso nel 1972 al Piper Club, in cui suonava a torso nudo con le collanine, palloni pieni di vernice che faceva esplodere durante il concerto, e gli occhiali da saldatore. C'è Phil Collins dei Genesis, che suona in pantaloncini corti, con i calzini corti, le scarpe da ginnastica, o Peter Gabriel, che è tutto truccato, però poi si vede, perché sarà rotto il pantalone della tuta argentata, che escono fuori l'abbigliamento intimo, insomma, che non è proprio tipico di una star.